identificativo subito, ok? Quindi loro hanno lavorato solo sul nome, non ce l'ho, questo probabilmente è anche un carattere del, normale che si segue sul computer, sono di quelli da utilizzo tutti i giorni. Il nome del dominio in questo caso, lastminute.com, è conosciuto così, l'azienda si chiamerà lastminute, non lo sappiamo, tutti lo conoscono come lastminute.com, quindi lo identificano. Addirittura adesso i marchi della moda hanno cominciato che il www non lo utilizzano più, se guardate le pubblicità sui giornali, versace.com, armani.it, diventa scontato che sia già il sito di riferimento, il www è come dire ciao, tutti lo dicono e quindi non c'è più bisogno di segnalarlo. Il simbolo, ok? Il simbolo è una delle cose più forti, se nel simbolo io riesco a mettere anche un elemento identificativo del nome, il mio logo ne trae grande vantaggio. Questo è molto bello, cioè loro sono arrivati a una roba, hanno prima pensato questo e poi hanno cambiato tutti i colori, quindi tutti i colori sono questi adesso, tra l'altro, dei prodotti. Quindi pensate quanto le persone si identificano e si affezionano. I grandi marchi non cambiano mai l'identità, ma la trasferiscono. Se io compro LG perché fa dei buoni telefoni, fa anche dei buoni frigoriferi, fa anche dei buoni televisori, fa anche altre cose. E quindi io con la stessa fiducia continuo a comprare il prodotto. Questo per voi è interessante, perché se lo metto sul piatto, lo metto sulla sedia e lo metto sull'ombrellone, ok? Questo per voi è molto utile. Lo slogan, il payoff, ok? Nutella è identificata che mondo sarebbe senza Nutella. È vero, ma c'è un logo molto interessante. Perché? È un logo complicato. Vedete, noi abbiamo la mucca con tutta la grafia fatta bene, no? Con le corna, la campana, le tette, il prato, no? La montagna. Quindi questo di per sé non è un logo semplicissimo, no? Non è un baffo, ok? O un M, quindi è abbastanza complesso. Loro sono stati bravi perché intanto hanno messo il nome dell'azienda con questa grafia un po' che sembra, no? Il latte che cola, il cioccolato che scende, l'hanno messa su una sorta di base senza farci un contorno, quindi non hanno proprio identificato il logo in maniera netta, ma soprattutto hanno lavorato sul colore. Quindi il viola è Milka, è automatico. Se uno dice Milka che colore ha? Viola, non ti verrebbe mai da dire, ma potrebbe essere, oh, l'ho vista rossa, verde, cioè è identificativo. Ok? Coca-Cola non solo ha registrato la parola, va bene in tutto il mondo, eccetera, ma ha registrato la grafia. Infatti non usa solo il rosso, Coca-Cola utilizza anche lo stesso carattere con il bianco e con il nero a seconda dei prodotti, ma la grafia non cambia. Sono talmente forti che loro possono anche dire, vabbè, noi il controllo possiamo scrivere anche in bianco sulle bottiglie d'acqua. Tutta l'acqua che gira nei mercati dell'area indiana, Maldive, quella zona là, è tutta di proprietà di Coca-Cola, ok? Ma il marchio non è rosso sulle bottiglie bianco, perché si vede solo il fatto che è di proprietà di questa azienda. Ma se guardate la grafia è questa, non cambia.